La bestia sta arrivando e io sarò pronto. Non importa a quale prezzo. Sapete una cosa? Ci stavo pensando adesso che stiamo passando qui nel cimitero. Però, scusa un attimo, io non mi ricordo una cosa di Festival of Blood. Non mi ricordo, sinceramente, se in Festival of Blood ci sono dei potenziamenti tipo come i frammenti dell'esplosione o appunto se, diciamo, sblocchi potenziamenti vampirici e basta e non c'è nient'altro. Più che altro non mi ricordo anche se, diciamo, il tuo salvataggio di Infamous 2 ha qualche influenza sul gioco. Mi sembra di no, perché non mi sembra ci sia nessun tipo di influsso karmico in Infamous Festival of Blood. E appunto non mi sembra neanche che tu importi roba dal salvataggio di Infamous 2. La prossima missione è non umano ma conduit. Ora tocca a Quo. Ti devi abituare alla tua nuova vita, tesoro. Conduit di ghiaccio contro conduit di fulmine. Quo. Uè. Questo sì che è un bel cambio di look. Stai bene, sì. Topa. Ti piace? Beh, hai dimenticato il mantello, ma andiamo un po' esagerato, non ti pare? Non sono un agente, non più. Quella che vedi è la nuova me. Eh beh. È difficile nasconderlo. Qua stai bene? Sì, tutto a posto, sto bene. Ma sei gentile a chiedere. Ah, cavolo! Mi dispiace tanto, io non... Devi imparare a controllare i tuoi poteri. Ti insegno io. Niente. Non importa. Ti serve solo un po' di tempo. Se mi spari una sega con quella mano... Credimi, se c'è qualcuno che sa cosa stai passando, sono io meglio di chiunque. No, che non lo sai, McGrath, non lo sai. Noi non siamo uguali, tu i poteri li hai ricevuti in un'esplosione. Un attimo ed è finita, quello che mi hanno fatto è stato lento. Faremo in modo che Bertrand la paghi per questo. Eh già. Ma se vogliamo combatterlo insieme, devi imparare a controllare i tuoi poteri. Non urlare con me. Non so come si fa. E io sono così da più tempo. Posso aiutarti? Eh beh, ci mancherebbe. Sei il maestro sensei tu ora. Ok. Ok. Hai ragione. Quando si comincia? Il pelato di fulmini, l'asiatica di ghiaccio. Vediamo cosa sai fare. Beh, so volare. Ma perché tutti quelli che ricevono i poteri adesso sanno fare le cose più fighe di me? Io so a malapena fare un glide, sta gente subito vola, svanisce, fa cose. Io devo fare questo. Dove sei? Una tattica per farmi ingelosire? Funziona. Io volevo volare. Wolf sostiene che due conduit compatibili dovrebbero poter combinare i propri poteri. Sembra interessante. In effetti ho fatto un po' di cose con Nyx. Non dirmelo, ti prego. Da. Non voglio saperne nulla. Da. Ah, eccoti, scusami. Stavo cercando di capire dove eri e non ti trovavo. Che poi, poteri combinati si intende. Io faccio una cosa, tu ne fai un'altra, pum. Aspetta, esplosione. Milizia. Testiamo la teoria di Wolf, uniamo i poteri. Potere di ghiaccio! Ora! È una bicicletta. I nostri poteri sono davvero compatibili. Eh beh, il ghiaccio e il fulmine non stanno male assieme. Proviamo. Gioca Genji Impact. Dov'è? Basto. Ecco, allora, fatto. Ho letto gli appunti che ho recuperato dal laboratorio di Wolf. Sentiamo. Il nucleo esplosivo nascosto qui da qualche parte. Ottimo lavoro qua. Beh, dov'è? Qui c'è un frammento. Ecco, i suoi appunti sono volutamente criptici, ma c'era una foto allegata. Te l'ho inviata sul telefono. Grazie. Diamo un'occhiata in giro, forse troveremo dove l'hanno portato.
Allora, vicino a una tomba davanti a un obelisco. Beh, non dovrebbe essere difficile. L'obelisco credo sia questo. La tomba ci aveva su una croce. Eccola qua, facile. No, non era questa, scherzavo. È una simile con una croce grossa. Dove sei? Allora, si vede il mare. Questo vuol dire che è da questo lato. E controlliamo queste bare. Dovremmo riuscire a forzarne i coperchi. Sì, lo so, tesoro. Lo so, stavo andando giusto in posizione. È qua. È questa qui la tomba. Niente nucleo, solo un'altra foto. Wolf era paranoico. Ok. Considerando quel che è successo, ne aveva tutte le ragioni. Oh oh oh, gente. Quando vuole fare esplosivo, questo spiegherebbe la milizia. Continuare a cercare. Ecco fatto. Morto? No. Morite tutti allora. Dove è finito questo? Oh. E basta muoverti. No, dai. Oh, grazie. Mi serviva proprio. Mi ha fatto molto ridere la cosa. Mi ha fatto davvero molto ridere. 200 persone proprio tutti morti, centrifugati. Quindi c'è un cancello. Si vede la torre di prima e si vede la punta di questo qui. Ed è facile perché è vicino al muro. Allora, qua c'è il muro. Qua si vede la torre, si vede quello. In teoria sono queste, giusto? Ecco qua. Altra foto. Ma cadaveri della milizia? Fammici andare. Ci metterò perché è così affollato. Non lo sapevi? La stessa epidemia che hai visto a Empire City, solo che è ancora più letale, si è diffusa lungo tutta la costa. Ormai è solo questione di tempo prima che raggiunga New Marais. Il contagio è fuori controllo. Molte persone sono già infette, se non morte. Ci sono più cadaveri di quanti si riesca a seppellire. Wow. Chi l'avrebbe mai detto? Non è la minaccia peggiore per questa città. Purtroppo no. Allora, dobbiamo andare nella zona circondata da tombe circolare. E si trova di là, ok. Un attimo, c'è qualcosa di... Che cosa c'è di strano? Mi sa che questa l'ho un po' sprecata, Questi tizi sono uccisi dal laboratorio di Bertrand insieme a noi. Hanno poteri simili ai nostri. Li ho percepiti in quel primo di vedere. Oh, cavolo. Ecco cosa mi ha detto. Deve essere in grado di trasferire i poteri. Già. Scusami se non ti stavo rispondendo, ma ero un attimo occupato. Comunque sì, non sei l'unica ad avere i poteri di ghiaccio, sto giro. Oh, aspetta. Ok. Ci siamo! È sempre incredibile come la gente che ottiene i poteri in 5 minuti poi è bravissima già da usarli, Ragazzi, l'abbiamo preso! Lo so, c'hai ragione. Sono stato un filo stupido. Dov'è? Brava qua. È stata una mossa un filo scema da parte mia qua. Ecco fatto. E abbiamo anche ottenuto... un altro coso ionico. Ecco fatto. Ritorniamo sui nostri passi ora e andiamo in questa zona. Allora, zona circolare. Più semplice di così, in teoria dovrebbe essere questa, giusto? Oh. Ok, questa non è la milizia. No, no.
Non a questo giro. Wow! Ok. È in posizione. Dov'è? Non lo vedo. Vedo solo gli schifini. Allora, ritorna fuori. Allora, ho bisogno di elettricità io. Sbaglio o è più forte dell'altra volta questo? Vieni qua. Porca puttana, mi ha caricato. Non vedo niente. Non vedo nulla. Dai, salta fuori. Allora, dammi un secondo che cambiamo la granata almeno. Più che altro che non vedo nulla. Dai, smettila di muoverti. Oh, che palle. Cool. Se sapessi dove il mostroide schifoso sarebbe più comodo, eh. Non vedo la telecamera oggi. Morto? Ale, finalmente ha smesso di muoversi. Quando uniamo le forze, siamo inarrestabili. Ecco fatto. Dicevamo, torniamo alla cripta e vediamo che cosa si nasconde. La Madonna, un freezer. Ehi, ciao, bellezza. Dai, altro potere. Beh, non è poi così male usare i poteri. No. Fidati, Quo, hai il futuro assicurato come scherzo della natura. Grazie per l'aiuto, ora mi sento decisamente meglio, sì. Col tempo ti ci abituerai, te lo assicuro. Beh. Può darsi. Ci vediamo, coach. Ciao, ciao. Ehi, cerca di non prendere freddo, mi raccomando. Non umano ma conduit. Mi hanno reso un filo più buono, ma a quanto pare non abbastanza da salire di livello. Vediamo, 3, 2, 1, arriva una chiamata. Ehi amico, porta qui il nucleo esplosivo, così lo proviamo. Certo, ora arrivo.